Allora, io essendo lombardo le ho avute a inizio fine lockdown, però alla fine sono durate poco perché poi vai a penalizzare i piccoli venditori di zona. E alla fine è un po' controproducente anche per appunto le piccole attività e niente, come è successo da noi a Milano è durato una settimana e poi è ritornato tutto come prima. Questa gioventù che non vuole portare la mascherina, questo assembramento che fa, ha ragione. Un locale che ha personale e ha le spese non può fare un provvedimento del genere, perché se vogliono portare birre, liquori, vanno al supermercato e lo portano fuori la gioventù. Purtroppo è meglio che la polizia incominci a fare le multe. Se si mette a fare le multe, vede che tutto che siamo a posto. Credo che sia giusto da partire, diciamo, da ciò che è meno utile, per quanto, insomma, mi possa dispiacere, insomma, per chi svolge un'attività di questo tipo qui. Però gli assembramenti bisogna evitarli, questo sicuramente, fuori discussione. Diciamo che c'è voglia di normalità, probabilmente questo porta ad essere un po' disattenti, sicuramente. La riduzione degli orari già mi sembra una cosa fatta bene, insomma, già mi sembra, insomma, una buona misura cautelativa. Però non è facile trovare la soluzione al problema che rimane grosso. Ah, penso semplicemente che sia la nuova trovata dello sceriffo De Luca che invece di occuparsi dei reali problemi della sanità applica queste restrizioni quando poi se vai negli ospedali vedi che una serie di controlli sono totalmente saltati e non ci sono già più posti proprio perché sono stati sottratti troppi soldi nel corso di questi anni. Quindi una cosa un po' populista questa di mettere questi regolamenti poi un po' a caso, puoi andare in palestra ma non ti puoi andare a bere una cosa, puoi andare a una manifestazione magari anche della Lega, però non lo so, saranno parecchi controsensi. Non... A me paura, mi fa paura, in quanto per carità saranno comunque restrizioni più che valide per tutti quanti, per tutta la popolazione, l'alto numero di contagi. Anche per il numero di contagi che comunque è aumentato, per carità di Dio, però non voglio, ecco, che sia un campanello per un altro lockdown perché penso di non sopportarlo, semplicemente. C'è da tener conto che la gente deve sopravvivere, quindi è Infatti. giusto limitare certe cose, però bisogna tenere conto anche delle esigenze dei commercianti, dei lavoratori, eccetera, eccetera. Spero che non ci sia un'altra chiusura, ma nel caso spero che vengano aiutate queste categorie di lavoratori particolari, tra virgolette. Preoccupatisi e preoccupati sempre, perché comunque il virus non è sparito, quindi per carità di Dio, preoccupati siamo preoccupati.